Da lunedì 4 a domenica 10 si correrà anche sulle strade statunitensi dello stato dello Utah per l'omonimo giro. La decima edizione di questa corsa partirà con una tappa di 183 km abbastanza dura, che dovrebbe prevedere una volata a ranghi ristretti presso Cedar City. Andamento simile dovrebbe avere pure la frazione successiva di Torrey, mentre sarà perfetta per i velocisti di razza la terza giornata. La classifica generale verrà probabilmente decisa dagli arrivi in quota di Powder Mountain e di Snowbird. Tra le due tappe ci sarà quella intermedia di Camas, mentre invece l'ultima di Park City potrebbe diventare ostica per la presenza dell'Empire Pass. Le squadre World Tour alla via saranno 6, ossia la Belkin, la BMC, la Cannondale, la Lampre, la Garmin e la Trek. Tra gli uomini attesi alla partenza da Cedar City dobbiamo annoverare i nomi di Kelderman e Hoffland, di Evans, di Basso e Moric, di Danielson e Vonoff, di Horner e Bakerman e di Zoidl. Ad affiancare i team del World Tour ci penseranno le Professional Drapac, Novo Nordisk, Keunat del Kerry e altre 7 formazioni Continental. Quindi l'America riabbraccerà il ciclismo dopo il California e prima del Colorado con il Tour of Utah.